Lungo i sentieri della pace, 38 città coinvolte, una rete di solidarietà attraverso tutta la penisola, da Aosta a Palermo, passando per Roma, Ferrara, Arezzo e Ammeto di Marciano, unica città umbra coinvolta. Un'iniziativa di Vivi Città che festeggia al meglio i suoi primi 40 anni, che coinvolge anche WISP, FIDAL e patrocinata dai ministeri dello sport, dei giovani e dell'ambiente. Declinare dei temi molto importanti per noi, innanzitutto la sostenibilità e l'accessibilità del movimento sportivo a tutti e tutte, e oltretutto abbiamo necessità di coniugare dei valori importanti come terza agenzia educativa, quindi movimenti corretti all'insegna del fair play, che poi portano avanti anche momenti di assenza di conflitti, perché giustamente si impara a perdere, quindi per noi questo è un momento importantissimo per promuovere anche i valori della pace, che sono veramente urgenti in questo momento. 30.000 podisti e camminatori partiti simultaneamente, in alcune città le corse erano competitive, che hanno lanciato attraverso lo sport un messaggio di pace, solidarietà e legalità, percorrendo centri storici, penitenziari, periferie degradate e parchi urbani. In Umbria una camminata ludico-motoria organizzata da WISP Orvieto Mediotevere in collaborazione con ASD Moving Team Marciano e l'associazione Parco Ammeto. Ha avuto anche fini di sensibilizzazione ecologica, coinvolgendo tanti ragazzi. Partita dal parco di Ammeto, 3,5 km in assoluta tranquillità, raccogliendo rifiuti lungo il percorso.